Ora ci spostiamo su dai tessuti più a prodotti finiti, quindi chiamerei qui sul palco. Siamo molto contenti di avere con noi Simon Giuliani, quindi Global Marketing Director di Candiani. Prego, lascio il titolo dello speech, è il jeans che viene e torna alla natura. Sì. Qui va bene? Vai benissimo. Ok. Buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Qua immagino che andiamo avanti. Allora, Candiani Denim è una realtà locale, nasce a Robecchetto Coninduno, che è un piccolo paese fuori Milano a 35 km. Forse qualcuno lo conosce, ma temo di no, è troppo piccolo. La famiglia è di là e nasce lì nel 38 l'azienda e oggi siamo nella quarta generazione, tuttora nel Parco del Ticino, che è una caratteristica che rende molto speciale questa azienda proprio perché nasce in un territorio che poi negli anni 70 è stato dichiarato riserva naturale e quindi l'adeguamento che ha dovuto fare l'azienda a livello di operation, proprio cioè di organismo produttivo, ha creato sì che la famiglia si lamentasse molto del fatto di dover investire molto di più rispetto alle altre aziende che invece non dovevano farlo. Mentre invece è una cosa che poi un 15 anni fa abbiamo visto come un'opportunità e quindi abbiamo iniziato, come dire, a cercare di far passare anche questa parte come un valore aggiunto proprio a livello di produzione del tessuto. È una cosa che si sta iniziando a percepire però adesso, diciamo, a livello di mercato. Essendo un'azienda storica, inizia a lavorare con i tre marchi più grossi del denim, cioè quindi Levi's, Lee e Wrangler, nei primi anni, dopodiché invece si apre anche a quelli che sono dei denim, dei marchi denim più commerciali, però comunque con una forte tradizione legata all'autenticità del prodotto, quindi parliamo di PRPS. Abbiamo collaborazioni con tutti questi marchi, non soltanto come fornitura, ma proprio anche come linee dedicate speciali fatte con degli sviluppi dedicati proprio a questi marchi. In questo caso, per esempio, PRPS, per chi lo conosce, è un marchio di New York storico. E qua abbiamo fatto una collaborazione con un fotografo che è quello che ha fotografato praticamente le copertine di tutti le celebrity rappers della storia e quindi abbiamo fatto una linea dedicata che poi è stata esposta ad Art Basel. Stella McCartney invece nel lusso, il lusso sicuramente è molto attratto da quello che facciamo, però nella denim industry globale ricopre una fetta molto piccola. Tenete conto che la produzione globale di jeans è circa 1,25 miliardi di capi all'anno. E poi collaborazioni con artisti di vario genere che oggi sono interessati all'argomento sostenibilità e hanno sicuramente una potenza di fuoco molto importante per poter andare a veicolare dei messaggi su delle soluzioni che oggi esistono già. Quindi i nostri core values che ci rendono unici al mondo sono il Made in Italy, anche perché in Italia purtroppo di aziende verticali che producono denim non ce ne sono più. In verità in Europa siamo in due, una in Spagna e una a Robecchetto Coninduno. L'innovazione e la sostenibilità. Ma perché la sostenibilità? Perché anni fa ci siamo chiesti che la sostenibilità sarebbe diventata un valore aggiunto e molto importante? Ma perché andando a vedere quelli che sono i dati, ci sono due grandi domande che uno deve porsi. Come è prodotta una cosa e dove viene prodotta? Questi sono i due fattori che incidono maggiormente, ovvero il come vuol dire che la qualità di un prodotto incide direttamente su quello che è l'impatto dell'indumento a fine vita sull'ambiente. Quindi, se mi avete seguito è tutto chiaro, però il fatto è che è come fare un piatto di pasta. Lo possiamo fare in diversi modi, possiamo farlo con degli ingredienti che abbiamo coltivato nel nostro giardino, che quindi hanno una qualità superiore, oppure con degli ingredienti molto scadenti. Stessa cosa, cioè quindi a livello di sapore, sicuramente di esperienza, sicuramente molto diverso. In questo caso stiamo parlando proprio di impatto sull'ambiente, ovvero perché l'impatto sull'ambiente è così importante? Perché il problema numero uno della fashion industry è la sovrapproduzione. La sovrapproduzione, per darvi due dati, nel 2004 la fashion industry globale ha prodotto qualcosa come 75 miliardi di capi, che teniamo conto del fatto che siamo in 7,8 miliardi di persone sul pianeta, di cui 2,5-3 hanno potenziale di spesa. In poco più di 10-15 anni,
Oggi abbiamo più che raddoppiato quel numero, abbiamo superato i 160 miliardi di capi che vengono prodotti ogni anno e di questi 25 miliardi di capi nuovi mai emessi vengono direttamente distrutti. Distrutti vuol dire al 75% buttati in discarica e 25% inceneriti. Quindi quello che succede è che se tenete conto del fatto che più del 70% dei jeans che indossiamo sono stretch oggi, quindi vuol dire che hanno un'anima sintetica all'interno, che permette al tessuto di essere elastico. Quando viene scartato un jeans o buttato in discarica, la parte naturale, organica, la fibra di cotone, si decompone, si biodegrada. A meno che non sia tinta con del plutonio, non risulta tossica per l'ambiente. Però la parte sintetica ci mette fino a 300 anni a decomporsi, in verità non sparisce mai, ma semplicemente si frastaglia in quello che oggi noi chiamiamo le microplastiche. E questo è un problema che coltiviamo da talmente tanto tempo che oggi infatti lo sentite anche a Radio 24, che hanno trovato le microplastiche nella placenta delle donne incinta piuttosto che eccetera. La seconda domanda invece è dove viene prodotto? Il dove viene prodotto è molto importante per quello che è la responsabilità sociale, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza, le condizioni in cui viene operato in determinati paesi. E quando dico determinati paesi, non lo dico buttando lì come dire, un'assunzione, però effettivamente se andate a vedere i cinque paesi che producono più del 66% del jeans globale, sono la Turchia, il Bangladesh, il Pakistan, l'India e la Cina. Okay? Nel 2020, cioè quindi non 3 anni fa, 5 anni fa, 10 anni fa, nel 2020, il Global Rights Index, che va a misurare quello che sono l'osservanza dei diritti umani di chi lavora in queste fabbriche, ha dato i rating peggiori proprio a questi cinque paesi qua. Mentre se guardate l'Italia invece ha un rating che è addirittura negativo, meno uno. Okay? Quindi il dove viene prodotto ha sicuramente un impatto molto importante. Il dove però influisce anche su quello che è il carbon footprint di un prodotto, perché chiaramente io posso fare anche il prodotto super riciclato, bellissimo, fantastico, eccetera, con un sacco di valori intrinseci che possono rendere più responsabile questo prodotto, però se devo farlo spedire in giro per il mondo 4-5 volte, allora a questo punto l'impegno che è stato fatto a livello energetico per spostare questo capo ha un'impronta molto alta. Quindi filiera lunga, filiera corta, per intenderci. Come soluzione? Soluzione adesso noi non è che abbiamo risolto il problema della fashion industry, però siamo rinomati per essere leader in innovazione sostenibile e vi faccio vedere che cosa vuol dire in questo caso qua. Abbiamo per esempio due jeans a confronto, qua adesso le chiedo un attimino una mano. Sì, grazie. Ciao, Giusto per farvi vedere che questi due jeans non sono soltanto una foto, ma sono questi due jeans qua. Quindi più o meno sono uguali? Sì? Ok, perfetto. Il fatto è che quello che cerchiamo di dimostrare è che oggi fare un prodotto più responsabile, ovvero con della tecnologia che permette di avere delle riduzioni in termini di acqua, chimici, energia e carbon footprint, è possibile a parità di estetica. Cioè, quindi questo jeans rispetto a questo ha consumato quello che vedete qua, un 75% di acqua in meno, un 65% di chimici in meno. E abbiamo la stessa estetica. Quindi questo è quanto oggi è già possibile, non lo era anni fa, perché anni fa non c'era la stessa, grazie mille, tecnologia per poterlo fare. E quindi oggi, adesso senza entrare troppo nel particolare, però qui abbiamo misurato quello che sono i consumi dell'acqua e dei chimici per produrre il tessuto e poi dell'acqua e dei chimici per andare a lavare il tessuto per creare questa immagine. Perché non tutti sanno, adesso sicuramente voi sì, però non tutti sanno che il jeans in verità parte così, parte scuro, cioè non ha dei lavaggi, non ha dei contrasti. Quindi per portarlo invece a un'immagine del genere bisogna andare a fare dei trattamenti, ovvero per sottrazione andare a togliere l'indaco in maniera localizzata piuttosto che con dei lavaggi. E questo ha un impatto nella filiera, cioè quindi non succede con altri tessuti, per esempio le lane, uno come la vede sulla pezza in tessitura, poi dopo lo vede anche sul cappotto, cioè invece nella denim industry, che è una delle parti più impattanti della produzione del mondo moda, abbiamo iniziato anche per primi a chiederci come si potrebbe fare meglio. Quindi questa è già una miglioria.
a livello di consumi proprio di produzione, mentre invece per quanto riguarda il problema che vi dicevo della fibra sintetica è stato molto più difficile. Abbiamo infatti lavorato 5 anni a questo brevetto che si chiama Coreva e siamo riusciti a trovare una sostituzione della fibra sintetica elastica con una fibra naturale di caucciù che non esiste nella nostra industria. Quindi, siccome non c'è il produttore virtuoso, che può essere una Invista, che può essere una Roica, che fanno il Lycra piuttosto che eccetera, che hanno sviluppato loro questo prodotto e noi semplicemente potevamo comprarlo, l'abbiamo sviluppato noi, ci abbiamo messo molto di più, ci abbiamo messo 5 anni con degli investimenti enormi, ma siamo riusciti a trovare un elastomero che fosse 100% naturale e rigenerativo. Quindi abbiamo creato il primo jeans stretch al mondo 100% biodegradabile e compostabile. Questo cosa vuol dire? Non vuol dire che siccome è compostabile è più facile gettarlo via, cioè quindi alimentare il concetto dell'usa e getta, perché se si parla di sostenibilità la prima regola sarebbe quella comunque di prolungare il ciclo di vita del prodotto il più possibile e alla fine di questo ciclo di vita di fare prima dell'upcycling, poi del downcycling e poi del recycling. Il recycling in questo caso, che comunque è fondamentale, è più facile perché questa trama rimane più grossa rispetto a quello che è nell'elastomero sintetico. Tu mi stai guardando con un occhio un po'... E quindi la separazione della fibra di cotone dalla trama elastica rimane più facile e quello che succede è che quando si ricicla, e abbiamo qua dei maestri su questo tema, una parte può essere riutilizzata per rifilare, una parte rimane scarto. Okay? La cosa di cui noi ci vogliamo accertare, ed è quello che siamo riusciti a risolvere, è che quella parte di scarto che non può più essere riutilizzata possa essere compatibile con l'agricoltura. Quindi il nostro pilota che abbiamo fatto insieme a Stella McCartney, fra l'altro, è che abbiamo preso i scarti di produzione e li abbiamo piantati per fertilizzare il cotone nuovo, quindi per creare nuova materia prima. Quindi il concetto qui non è quello di alimentare l'usa getta, ma di dare un significato, un senso alle materie prime anche a fine vita del prodotto. E quindi creare un modello circolare che ci permette di prendere dalla natura, creare il prodotto e poi ritornare alla natura, non con un impatto negativo, non neutrale, ma bensì positivo. Credevo ce ne fosse un'altra, ma forse... No, eccola qua. Questo è proprio la foto di quello che abbiamo fatto noi nel nostro giardino. In azienda abbiamo, oltre a quelli che sono chiaramente i test scientifici in laboratorio comprovati da parte terzi che ti dicono che è un prodotto ed è anche qui 5 anni, perché un test della biodegradabilità e della compostabilità ha delle sue tempistiche, quindi una volta che abbiamo passato il test della biodegradabilità abbiamo potuto accedere a quello della ecocompatibilità, passato quello abbiamo potuto accedere a quello della compostabilità e quello poi ha confermato che quello che si decompone nel terreno va a fertilizzare addirittura il terreno, cioè aiuta le piante a crescere. Quindi in questo caso mettiamo a confronto quello che è un jeans stretch convenzionale con la trama sintetica e quello che invece poi noi abbiamo voluto fare anche per vederlo noi, un jeans fatto con la tecnologia Coreva. Quindi quello che vedete è l'outline, che sono i fili per cucire insieme il jeans, che sono in poliestere apposta proprio per vedere ancora, diciamo, l'outline del jeans. Questo è tutto, non so se alla fine di questo però c'è forse anche un video, se siamo riusciti a metterlo dentro o meno. Allora chiedo alla regia di lanciare, sì, credo che sia stato passato. Ma è la circolarità spiegata in 30 secondi.